Continua a parlare Foggiano, il massimo campionato regionale di pallacanestro. Il primo posto è sempre di Olimpica Cerignola, passata anche a Ruvo di Puglia in casa della Tecno Switch nella gara a cui si riferiscono le immagini, ed ora ad una sola vittoria dall'accesso in C nazionale per la Fertec, che esibisce il miglior marcatore di giornata, Pannaggio, con 28 punti e la settima affermazione consecutiva. Sulla buona strada anche Diamond Foggia, seconda in classifica, che ha regolato sul proprio campo Adria Bari. Il podio è completato da Webin Angel Manfredonia, che ha fatto suo il derby di Vieste contro Sunshine, rimasta a quota 26 assieme ad Adria. Continua il momento magico di Valentino Castellaneta, sesta vittoria di fila dei biancorossi, stavolta ai danni di 3G Lecce in casa. Alimentano velleità di C nazionale intanto anche Bauer Altamura e Invicta Brindisi, saliti a 22 dopo i larghi successi casalinghi contro Angiulli Bari e Murgia Santeramo. Netto successo interno anche per Tecnaco e Fasano, appena sotto su Bio Levante e Barletta. In Serie D torna al successo in casa Nuova Pallacanestro Celje 2001 su Olimpia Rutigliano, ma Action Now Monopoli, pur distante 6 lunghezze, non molla, come attesta la vittoria casalinga su Posidone Brindisi, che esalta Rollo, autore di 26 punti. Gioia casalinga anche per Mesagna, che prevale su Aurora Brindisi con un falcone scatenato da 3. Terzo posto solitario per i Venzanini, con Aspi Santa Rita che segue a ruota dopo il successo di Basket Calimera e l'aggancio a Posidone. Perdono strada US San Pietro e Fas Corato, rispettivamente sconfitte da Masseria Santa Teresa Monopoli e Mezzopieno Molfetta, che risalgono la pancia della classifica. In coda successo per Pallacanestro Lecce, terz'ultima, che allunga su Magic Galatina e ora ha 3 squadre a tiro. Nel campionato di promozione, temporaneo primato per Downia Torre Maggiore nel girone A, 2 punti ed una gara in più rispetto a Nuova Virtus Corato e per Virtus Taranto nel girone B.